L'intervista con Andrea Branzi. Andrea, questa è la quarta intervista che facciamo, dunque molto eccitante, e ne parleremo, spero, del tuo manifesto, della nuova Carta di Atene. Ma prima vorrei domandarti un po' sugli inizi. Sono molto curioso come tutto ha cominciato, se tu potresti parlarci della tua iniziale epifania con l'architettura. Sì, dunque io mi sono laureato nel 1966, diciamo in un clima molto particolare che era legato alla prima crisi, diciamo, del razionalismo, del movimento, anche del movimento moderno. Si stava aprendo tutta una serie di fenomeni che hanno trasformato la cultura occidentale. Poi, diciamo, l'imprinting più nuovo era costituito da questo estremo realismo della cultura pop, cioè questa visione di una realtà ormai invasiva, fuori controllo, costituita da tutte le comunicazioni, promozioni commerciali, linguaggi e comportamenti che erano interamente esterni ai teoremi della modernità classica. Quindi, diciamo, io, per esempio, la mia tesi di laurea, che tra l'altro è conservata all'Archivio Storico del Centro Pompidou, aveva come tema un luna park permanente dentro un centro commerciale, quindi completamente fuori dalla tradizione funzionalista di quei, insomma, allora predominante. Da questo movimento di realismo, diciamo, estremo, è nato il movimento radical, soprattutto in Italia e soprattutto stranamente a Firenze, che era una città come oggi, che in realtà non ha, direi, dei rapporti diretti con la modernità, non è certamente una società urbana caratterizzata da una cultura d'avanguardia. Però forse questo ha anche favorito il fatto che la mia generazione, che aveva studiato appunto a Firenze, elaborasse un'idea diversa di modernità, al di fuori, diciamo, dei parametri tipici della cultura industriale e anche dell'ordine sociale che tutto questo avrebbe comportato. È uscito recentemente un libro interessante pubblicato dalla Princeton Press, scritto da Pier Vittorio Aureli, che è un, diciamo, un italo americano che insegna sia al Berlage che alla Columbia, che analizza proprio i legami che ci sono stati tra il pensiero politico di avanguardia, diciamo così, operaista, fino dall'inizio degli anni 60, quindi con personaggi che non erano degli attivisti politici, ma erano, diciamo, dei filosofi. Massimo Cacciari, sindaco di Venezia, era uno dei giovani rappresentanti di queste nuove teorie che prefiguravano, diciamo così, la fine della cultura borghese, la nascita di un altro tipo di cultura molto più laica, priva di tutto quell'apparato di gerarchie tipiche del secolo precedente. Per cui il movimento radical è nato in questo clima ed era un movimento italiano, soprattutto però poi anche internazionale, nel senso che si è sviluppato in Austria, negli Stati Uniti, in Francia, eccetera. Quello italiano, a mio avviso, era quello che aveva appunto una preparazione politica più ampia e
aveva all'interno molte contraddizioni, come tutti questi movimenti ovviamente incontrollabili, che nascevano anche da un'energia generazionale. Direi che ha prodotto molto rapidamente, diciamo, dovendo tracciare un profilo di questo movimento, diciamo, due teoremi importanti. Il primo è stato quello che il futuro delle società industriali, come dire, non sarebbe stato un futuro nell'ordine, quindi nella razionalità, nella standardizzazione, come invece era, diciamo, l'idea corrente, e sarebbe stato invece un futuro nella complessità, nell'anarchia, nello sviluppo di offerte, linguaggi e comportamenti sempre più numerosi, come in effetti poi la cosa è avvenuta. Oggi possiamo dire che quella intuizione è stata importante rispetto a quest'idea di ordine che la modernità, interpretata in maniera anche riduttiva, sembrava allora prefigurare. L'altro punto importante è che il movimento radical è stato il primo che ha segnalato il fatto che si era rotta l'unità del progetto moderno, e cioè che il progetto urbano, diciamo, disegno urbano, l'architettura e tutto l'universo oggettuale, merceologico, quindi quello del design, non erano culture che collaboravano in maniera armonica per realizzare questo futuro nell'ordine, erano culture tra loro conflittuali. Cioè, da allora, come oggi poi si constata anche in questa biennale, ma in tutto ciò che è successo negli ultimi 20 anni, il conflitto tra architettura e città, il conflitto tra l'universo merceologico e la cultura architettonica è ormai evidentissimo, anzi è quello che alimenta le energie più importanti. Quindi questo è un po' il senso del movimento radical italiano.